Cornice d'eccezione per oggi, siamo nel Teatro dei Sogni, siamo all'Old Trafford di Manchester. Bentrovati amici da parte di Piero Gipardo e Lele Dani, pronti per il commento. Si è detto e scritto molto alla vigilia su questa sfida, è arrivato il momento di passare ai fatti. Si scontrano Man United e Juventus. Non so tu Pier, ma io non vedevo l'ora che arrivasse questa partita. Oh. Pure di notte me la son sognata. Ma te pensa cosa può arrivare la passione per il calcio? Partiti è della Juve il primo possesso. Prova a rendersi pericoloso Ken. Ci sarà punizione per la Juve. La tiene il portiere. Questo è l'11 della squadra ospite. Scelti fra i pali. Bremer per una maglia in difesa con Bonucci. Zaccaria insieme a Locatelli nel mezzo. In avanti giocano con una sola punta. Vedremo se basterà. Galton. Miracolo di Szczęsny da pochi passi. Va con il tocco corto. Occhio al cross per Cristiano. Szczęsny si oppone con bravura a questo intervento. Cuadrado cerca la profondità. Riceve palla, attenzione, pericoloso. Ha avuto il pallone per sbloccare subito il match, ma l'ha sprecato. Non riesco francamente a trovare spiegazioni a questo errore. Cristiano è ovviamente tra le stelle di questo match, con lui in campo tutto può succedere. Il gioco aereo non ha segreti per lui, Pier. I suoi colpi di testa hanno già lasciato il segno più volte, anticiparlo diventa difficile. Sai cosa sarebbe l'ideale? Impedire che arrivino dei palloni alti per lui, cosa non semplice però. Ottimo l'intercetto del pallone. Ha diverse opzioni CR7. Manuel Locatelli. Occhio all'accelerazione. Prova il tiro. Tocco intercettato. Torres Docker. Chun. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Angel Di Maria.
mette giù il pallone, occhio al pressing. Cristiano Ronaldo. Proseguono nell'avanzata. Attacco che sfuma, merito del buon lavoro difensivo. Kane. Bremer. Alessandro. Rabiot. Occasione per il vantaggio. 1-0, eccolo il primo gol della gara. Questo replay del gol, l'appoggiata praticamente in rete da pochi passi. Il portiere poteva farci ben poco. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Parris. Preferiscono non accelerare in attesa del momento giusto. Possono annullare lo svantaggio. Non si lascia sorprendere qui il portiere. Angel Di Maria. Gran tiro, palla rimpallata. C'è spazio per il contropiede. Galton prova l'imbucata per il compagno. E c'è il gol, con il risultato che cambia e torna subito in equilibrio. Due gol in rapida successione. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Una volta tu per tu col portiere non ha avuto problemi ad infilarlo con una conclusione d'interno. Qui possiamo apprezzarla a pieno. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E c'è il gol, attenzione, torna in vantaggio. Gol che ci viene riproposto da altra angolazione, da apprezzare sicuramente la conclusione dell'attaccante, bravo ad approfittare del piazzamento errato del portiere e ha lasciato troppo spazio sul primo palo. Il punteggio adesso è di 2-1. Può andare in porta qui. Di Maria. Tiro intercettato. Possibilità per la ripartenza. Va in porta. Brava qui. Grande intervento del portiere che ha tolto letteralmente il pallone dalla porta. Ci teneva a farne un altro, ci riproverà, ne sono sicuro. La battuta corta. Occhio a Di Maria. Kane è tutto solo. Pallone in rete e raddoppia il vantaggio la Juve. La regia ci manda il replay del gol, palla che si è infilata all'altezza del primo palo, da rivedere il posizionamento del portiere ovviamente. E non ha coperto bene, no. Finiscono qui i primi 45, appuntamento tra poco per il secondo tempo qui da Old Trafford. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. L'arbitro decide, calcio di punizione per lo United. Se la cava con un richiamo verbale, l'arbitro però ha fatto capire che alla prossima non la passerà liscia. Prova la conclusione. Intervento comodo del portiere su questa punizione. Alessandro.
si fa intercettare palla qui la Juve. Attenzione a CR7. Cristiano da lì può provare. Galton. E c'è il gol. Riducono lo svantaggio e si riportano in gara. Ecco il replay del gol, da sottolineare il senso della posizione e la freddezza con cui ha controllato la palla prima di spedirla in fondo alla rete. A 2, partita molto spettacolare. Alessandro trova Rabiot, guadagna metri verso l'area, grande intervento in chiusura. Parris. C'è la norma del vantaggio, possibilità ancora per lo United. Prova, pallone respinto. Hanno a disposizione un tiro dalla bandierina, vedremo come lo sfrutteranno. L'arbitro mostra il cartellino al giocatore per il fallo precedente dopo aver lasciato il vantaggio. C'è il cambio dunque. Batte corto, cross rimpallato dal difensore. Grande intervento per recuperare palla. Di Maria. Appoggio su Zaccaria. Occhio a Di Maria. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Possibilità per il contropiede. Occhio alla difesa perché è scoperta. Opportunità. Murato dall'intervento del difensore. Moise Ken, dribbling secco, Di Maria, traversone che viene intercettato, bravo qui il portiere sulla conclusione da sottomisura. Ha reagito in una frazione di secondo e ha sventato il pericolo. Optano per il cambio, pronto a bordo campo per entrare. La tocca vicino verso il compagno. Lancio fuori misura, palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Può portare palla, c'è spazio sulla fascia. Ecco Alessandro. Pallone buono questo. E c'è il gol. Juve che colpisce ancora, adesso ha due gol di vantaggio. Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Il gol è da dividere a metà, è tra l'autore del tiro e il portiere. Perché il primo, certo, bravo a trovare il varco giusto, ma il secondo a farsi sorprendere sul proprio palo. Si riparte sul punteggio di 4-2. L'arbitro non ferma il gioco. Brutta entrata, qui può arrivare un provvedimento disciplinare. Dopo il richiamo verbale di prima è arrivato dunque il giallo, sapeva di essere a rischio ammonizione, doveva essere un pochino più calmo qui. L'arbitro era stato chiaro, al prossimo intervento sarebbe scattata l'ammonizione, ha mantenuto la parola. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni, come dimostrano le percentuali sul possesso palla. Stanno facendo quello che vogliono, gli avversari non sembrano in grado di contrapporre l'adeguata fase difensiva. Se vanno avanti così, il divario tra le due squadre potrebbe aumentare notevolmente. Gran pallone di Cristiano.
è in posizione di tiro, i tifosi glielo chiedono. Chesney, ma attenzione, palla ancora viva e c'è il gol, e stavolta il portiere non può nulla sulla ribattuta in rete. Rivediamo il gol. Tutto nasce da questa conclusione sul palo più lontano, respinta dal portiere, però poi non ha avuto problemi ad avventarsi sulla palla e ribadire rete. Quante emozioni, soprattutto quanti gol. Punteggio sul 4-3. Ancora 600 secondi alla fine. Si è alzata la bandierina, è fuori gioco. Torres Docker. Sono gli ultimi istanti di gara, cercano il gol del pari. Attenzione a CR7. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Risolve una situazione molto complicata. Attaccano con più elementi. Grande parata questa. C'è la sostituzione. Occhio al pallone in mezzo. Spazza via il pallone. Manuel Locatelli. Ancora 120 secondi alla fine. L'appoggio su Ken. Azione che sembrava potenzialmente interessante. Blunder. Galton. Toon. Può essere l'ultima occasione per il pari. Vediamo cosa decide l'arbitro. Scatta la ammonizione per Bonucci. Intervento giudicato dall'arbitro e sanzionato con il giallo. Palla recuperata in zona d'attacco, attenzione. Game over e ovviamente la felicità dei tifosi e dei giocatori bianconeri. Partita equilibrata con il risultato in bilico fino all'ultimo. Una vittoria che premi i loro sforzi, punisce, io direi troppo severamente, i demeriti della formazione avversaria. Può davvero essere soddisfatto della sua partita. Voti altissimi in pagella, senza dubbio. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero...